La redazione di Stand Up Mind è contenta di poter intervistare Cesare Maffei, professore ordinario psicologia clinica all'Università Vita e Salute San Raffaele. Corretto. Le nostre interviste partono sempre con una domanda sui principi generali, domanda un po' generica, ma nella fase di riscaldamento mi hai raccontato un simpatico aneddoto che in qualche modo sintetizza la domanda della la tua storia, il passaggio tra i due grandi paradigmi della psicoterapia del Novecento. Kerberg una volta ti ha incontrato e ti ha chiesto... Questo il 16 di ottobre, quindi poco tempo al convegno, quello sui borderline, organizzato da me a Roma. Ha chiesto... Mi ha detto, Cesare, posso farti una domanda molto diretta? No? Io ho detto, tutto quello che vuoi. No? Mi ha detto, tu mi devi spiegare perché tu che sei sempre stato nell'ambito del mondo psicanalitico, adesso l'hai completamente abbandonato e ti muovi nel mondo cognitivo-comportamentale. No? Io ho detto, carotto, sono assolutamente lusingato del fatto che tu non sia attento alle mie vicende personali e professionali. Però ti risponderò per mail, perché in questo momento sarebbe una risposta molto lunga e ci devo anche pensare. No? Lui mi ha detto, prendi tutto il tempo che vuoi, ho la tua posta elettronica. Se devo cercare di rispondere a te, no? Elaborando la risposta a Kerberg, no? Quella sui principi generali, beh, allora io posso dire questo. Io faccio tantissima attività. Per me è irrinunciabile. Quindi insegnare, fare ricerca, eccetera, tutto benissimo. Però io vedo pazienti. Vedo pazienti molto gravi, perché tendenzialmente tutti i pazienti che io incarico in clinica a San Raffaele sono nell'area del disturbo di personalità, soprattutto borderline. E credo che sia stato proprio la lunga frequentazione con i pazienti borderline e ripeto, più o meno io vedo solo pazienti di questo genere, a farmi capire una cosa, che noi siamo sempre a rischio di applicare ai nostri pazienti delle concezioni da cui poi derivano delle operatività tecniche che sono potenzialmente ideologiche. Cosa intendo con me? Allora, l'ideologia è ciò che tenta di spiegare il mondo e esclude tutto quello che non può spiegare. Io sono, mi sto rileggendo negli ultimi tempi i Minima Moralia di Adorno. E devo dire che la scuola di Francoforte, Adorno, Horkheimer, mi sto rileggendo anche la dialettica dell'illuminismo, nel loro estremismo, dovuto anche comunque allo stato appena alla fine della seconda guerra mondiale, però devo dire c'è un'estrema lucidità nel affermare che laddove noi applichiamo un pensiero positivo che applica categorie esplicative alla realtà, che è quello, sulla realtà che è quello che facciamo, noi bene o male si va a costruire dei sistemi ideologici che diventano spiegazioni totalitarie della realtà, che per definizione escludono tutto quello che non possono spiegare. E infatti c'era qualcosa che ti sembrava escluso quando mi hai raccontato prima l'inizio della tua
attività clinica. Ti riferisci? Credo tutta una parte del, direi, le skills. Sì. Quando hai detto la bellissima frase, non dobbiamo sottovalutare le risorse del nord. Esattamente. Allora, cosa intendo dire? Credo, per essere più chiaro, che sia stato proprio la lunga frequentazione con pazienti che di solito vengono considerati come pazienti molto difficili, come pazienti incurabili, come pazienti che sarebbe meglio non incontrare mai, no? E che io devo dire ho imparato a amare tantissimo, anche perché non mi hanno mai fatto annoiare un giorno della mia vita. Io sono partito con gli schizofrenici, dopo un po' il fascino della schizofrenia, della psicosi. Poi nella mia epoca più strettamente psicanalitica, i nevrotici che mi annoiavano tantissimo. Con i borderline non mi sono mai annoiato. Sono molto grato ai miei pazienti borderline, perché in qualche modo ti costringono a mantenerti vivo, giovane, sano. Poi ti rovesciano anche il mondo a testa in giù, allora devi stare attento che devi cercare anche di non starci troppo perché fa male, no? Però dove voglio arrivare? Mi sono reso conto che noi possiamo essere a rischio di applicare alla psicopatologia in termini concettuali e ai nostri pazienti in termini operativi delle categorie che noi creiamo e trasformiamo poi in pratica clinica, la cui intenzione è assolutamente, come dire, in buona fede positiva, ma che ingloba in un qualche modo noi stessi e il paziente in una spiegazione totalizzante, che come tale corre il rischio di non evolvere, soprattutto perché non si apre alla reale relazione con un mondo diverso che non puoi pretendere di comprendere e spiegare più di tanto. Cioè, rimane una quota... Ho capito. Rimane una quota insoluta, no? Con cui però devi fare i conti. Perché nei termini in cui noi corriamo il rischio di redimere il paziente dentro le nostre categorie, dentro le nostre tecniche, noi stiamo facendo del proselitismo, stiamo facendo dei tentativi di conversione non in senso, no, è chiarissimo, no? Cioè, come se fossimo dei missionari della salute mentale, no? Normalizzare il border, mentre sì, invece normalizzare, no? Mentre invece è la possibilità di aprirsi a un mondo che è un mondo non solo di problemi ma di soluzioni. Perché quello che ho imparato nel corso del tempo, e questo devo dire è una delle cose più interessanti e più importanti che ho imparato studiando e praticando la DBT, è il passaggio da quello che noi vediamo come problemi a quello che vediamo come soluzioni disadattive. La DBT, lo dico per gli ascoltatori un po' meno addentro, rapidissimamente, è un paradigma comportamentale che più teso alle cosiddette abilità pratiche, sì. Mentre il modello iniziale di Cesare era quello altrettanto noto e importante di Kernberg, che possiamo dire corrisponde, penso, a quello quando dicevi capire fino in fondo il paziente border. Sì. Sembra quasi che tu abbia scoperto che, ma perché devo capirlo tutto quanto? Posso anche cambiarlo un po' e poi magari capire. Quando allora io ho avuto la fortuna di fare supervisioni con Marshall Lynn, no? Che è l'iniziatrice di che questo, è la creatrice della DBT, no? E Marshall Lynn si è molto divertita con me per certi aspetti, perché in certe supervisioni, che poi sono tutte video registrate, io ho intenzione probabilmente anche di farci un video, lei mi faceva notare come io oscillassi tra due paradigmi. Diceva, d'altra parte tu non puoi pensare di trasformarti così alla svelta, no?
la ristrutturazione delle case implica, come dire, un certo quale periodo intermedio, no? E quello che mi faceva notare era: ma tu in questo momento stai cercando di andare a capire quali sono gli schemi cognitivi della tua paziente e a cambiare gli schemi cognitivi, oppure quello che devi fare se vuoi essere consono con la tecnica della DBT, la prima cosa che tu devi fare è andare a cercare di capire che cosa genera soluzioni disadattive, tipo tagliarsi, e modificare quel comportamento, andando a capire cosa genera la disregolazione emozionale, il comportamento disadattivo, e aiutando Skills la paziente a trovare soluzioni più adattive. Questo vuol dire andare immediatamente sulla modificazione del comportamento. Ma attenzione, questo è il nocciolo, se vuoi, del principio generale, partendo dal presupposto che vai a validare qualsiasi comportamento del tuo paziente come un tentativo di soluzione, non avendoci le capacità. Questo quando... è il nocciolo del termine, sempre per i nostri ascoltatori, DBT, Dialectical Behavioral Therapy, terapia comportamentale dialettica. Il dialettico penso che lo puoi spiegare meglio tu, come sì. Questo continuo sì, allora, bilanciamento. Sì, no, sì, tieni presente una cosa, faccio una piccola precisazione a quello che dicevo prima. Quando noi diciamo all'inizio del trattamento della DBT ai borderline, guarda che tu fai sempre il meglio che puoi, perché questo è uno degli statements della DBT, noi partiamo dal presupposto che comunque tu cerchi sempre di fare il meglio che puoi. I nostri pazienti ci guardano dicendo: ma tu stai scherzando, mi stai prendendo in giro o che cosa? Abituati come sono a essere, come dire, criticati, invalidati, stigmatizzati, eccetera. Giudicati, eccetera. Ma se combino solo disastri, mi taglio, bevo un ubriaco, no? Eccetera, sì, certo, no? Tu sei in una situazione in cui non hai le abilità, le skills, no? E quindi il risultato che ottieni non è favorevole. Però quello è un tentativo adattivo. Allora, questo vuol dire andare a essere estremamente rispettosi, estremamente validanti non vuol dire accettanti, però rispettosi, validanti e attenti alla positività insita anche in ciò che dentro il nostro possibile dogmatismo, la nostra ideologia, noi diciamo essere sintomi, essere problemi, essere comunque qualche cosa che va cambiato in quanto, tra virgolette, sbagliato. Dov'è il rischio ideologico? Che noi, come forma mentis, no? Che se vuoi, dalla medicina, per certi aspetti, perché il rischio viene da lì, il sintomo lo vedi come qualche cosa che è indice di una malattia e quindi di una negatività, e quindi vuoi eliminare la malattia, il sintomo, eccetera eccetera. Qui il sintomo ha una valenza sicuramente problematica, ma ha una valenza, come dire, anche salvifica. Allora, l'aspetto dialettico, uno degli aspetti dialettici, è proprio nel giocare, no? Sulla non univocità di interpretazione della realtà, che è il rischio dogmatico ideologico, alla luce dell'andare a vedere come non ottiene quello che il paziente vorrebbe. Perché se noi diciamo: tu tagliandoti, bevendo, facendo gesti suicidari, eccetera, fai una vita degna di essere vissuta,
Questo è uno degli statements della DBT. Noi siamo qua non per guarirti, ma siamo qua per aiutarti a realizzare una vita degna di essere vissuta. Quello che tu fai tutti i giorni realizza una vita degna di essere vissuta? La risposta è ovviamente no. Però partiamo dal presupposto che tu abbia le intenzioni, sì, per una vita degna di essere vissuta, ma non abbia i mezzi. E che cos'è che te lo impedisce? Quello che poi usiamo chiamare disturbo borderline di personalità. Ma a questo punto la diagnosi la fai, però non la usi se non nell'andare a decodificare quali sono i tipi di problematicità, esempio la disregolazione emozionale, che poi generano la disregolazione comportamentale. Quindi a questo punto non ci interessa dire che sei borderline, ci interessa andare a identificare laddove sei disregolato dal punto di vista emozionale e dove la disregolazione emozionale, che è venuta fuori da tutta una serie di aspetti della tua vita, con interazione tra aspetti biologici, ambientali, eccetera, eccetera, no? Ti impedisce poi di mettere in atto comportamenti adattivi. Ecco, questo vuole dire che sei da un lato validante su qualsiasi sia l'esperienza del paziente, poi si parla di clienti, non si parla di pazienti, e contemporaneamente fai notare che quello che tu fai non ti consente di realizzare una vita degna di essere vissuta. Questo, se vuoi, si connette con un altro punto. L'assetto valoriale delle persone. Ah, sì. Perché credo che la prima cosa, quindi sempre dei principi generali, è il passaggio, e se vuoi anche un po' la dialettica, tra il fatto che io posso anche dire che ho fatto la migliore diagnosi possibile, ho fatto SHIELD-2, ho fatto una batteria testata, tutto quel che vuoi. Però ciò detto, quello che lì nel lavoro col paziente mi interessa è andare a decodificare, a comprendere il suo assetto valoriale e a vedere come quell'assetto valoriale non venga per niente realizzato. C'è una convinzione profonda mia che ho elaborato nel corso degli anni, che anche le persone più malate, più gravi, hanno un assetto valoriale e che anzi sono tormentate dal non realizzarlo. Quindi, qua, grande critica a Kernberg, la dispersione dell'identità. Kernberg fa della dispersione dell'identità il nocciolo fondamentale dell'organizzazione borderline di personalità. Bene, hanno la dispersione dell'identità oppure hanno un'identità che costantemente va a incontrarsi e a scontrarsi con un assetto valoriale che da un lato ti viene comunicato dalla società, perché è impossibile per gli esseri umani che vivono socialmente non acquisire un assetto valoriale fino a quando sei bambino. Ti dicono che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, come devi realizzarti, eccetera, eccetera. E forse un assetto valoriale che io penso che sia insito nella natura umana, cioè di autorealizzazione. Io sono molto convinto che noi abbiamo dentro un programma di autorealizzazione, che poi traduciamo nella società. Certo. Se vuoi, alla biologia umana e il progetto di autorealizzazione di ogni essere umano che crea la società umana. Per cui non prendere in considerazione che non c'è solo, non c'è questa sorta di mancata coerenza, coesione della personalità, ma che c'è una grandissima difficoltà a dare coerenza essendo costantemente vittime della propria disregolazione emozionale, della propria disregolazione comportamentale,
e avendo però costantemente davanti quelle che sono delle mete irraggiungibili. Perché io sono convinto che ogni nostro paziente, cliente, che dir si voglia, anche più gravi, abbia in un qualche modo l'idea di come potrebbe essere la sua vita degna di essere vissuta, il che vuol dire il suo assetto valoriale. Ma se ce l'ha presente e non riesce a realizzarlo, diventa la sua dannazione. Ti faccio un esempio: le donne borderline rispetto alla gravidanza. Se noi ragioniamo da un punto di vista ideologico, noi diciamo, per carità, figli, lasciamo perdere, ti droghi, vai a letto col primo che capita, prendi farmaci, eccetera, eccetera, mi dispiace. C'è il rischio che noi andiamo a dire non ci sei tagliata, perché? Perché sei malata. E le nostre pazienti borderline sono le prime a non parlarne. Quindi, perché una che si comporta in quel modo lì, tu dici, ma ti interesserebbe fare dei figli, piuttosto che andare a letto con quello che capita. Quando tu riesci a tirar fuori quell'argomento lì, scopri che c'è un profondissimo dolore di sentirsi devastatori, con un grandissimo senso di responsabilità, di colpa e poi di autoinvalidazione, di valori irraggiungibili, di valori che diventano irraggiungibili perché li devasto, no? Ma il valore viene percepito, capito? C'è sempre una luce in fondo al tunnel, anche laddove sembra che ci siano comportamenti i più devastati, più affinalistici, più autolesivi, eccetera, eccetera. Quindi andare a pensare che dobbiamo cercare di utilizzare le risorse, ottimizzare le risorse, andare a cercare di aiutare a passare da un desiderio considerato come irraggiungibile, perché di fatto la vita di un borderline è tutto il contrario di una vita valoriale degna di essere vissuta, a qualche cosa che passa attraverso non io ti guarisco, ma io ti aiuto a scoprire e a mettere in pratica qualche cosa che ti consente di passare da un assetto, come dire, assolutamente di sofferenza, autolesivo, eccetera, a un assetto di autoaffermazione. Però se non parti dal presupposto di validare anche quello che sembra la negatività assoluta, secondo me non riesci davvero a entrare in questo mondo. Questo naturalmente il principio dialettico ti dice: io te lo valido, ma ti dico anche che è da cambiare. E quindi tu ti ritrovi, no, a oscillare tra qualche cosa che, certo, io ti dico sei fatto così, lo rispetto, lo valido, no, e sicuramente fai di tutto, anche se di fatto ti rovini la vita. Però questo non vuol dire che debba essere accettato e subito. D'altra parte, se non partiamo dal presupposto che tu hai una positività che non riesci a mettere in atto, non riusciamo neanche a traghettare nell'altro polo, che è il polo del cambiamento. Questo vuol dire, perdonami, sì, che il principio dialettico alla fin fine è: noi non abbiamo la verità. Quindi noi non siamo quelli che comunicano la verità al paziente, che se vuoi è per certi aspetti l'assetto, mi si consenta, diceva qualcuno, no? Però sono responsabile delle mie parole, è esattamente quello che io a un certo punto ho cominciato a rifiutare di un assetto giudicante. No, questo è veramente chiarissimo. Capisci? Cioè, di un aspetto che io sono la positività, io ho il verbo, io ho le soluzioni, no? E tu sei quello che non ce le ha. Tu sei quello, se vuoi, un aspetto nucleare del pensiero che alberghiamo è l'eccesso di aggressività nei pazienti borderline, no?
è un'aggressività che in un qualche modo diventa distruttiva nelle relazioni, e quindi l'interpretazione con il rischio di diventare giudicante. Questo con il rischio di diventare un aspetto iatrogeno. Con il borderline non credo che sia necessario che si debba interpretare un bel niente, no? Ma parto dal presupposto che io ho, come dire, una mia verità e tu hai una tua verità. Io ho delle mie conoscenze, dei miei skills, tu hai i tuoi, no? La differenza tra te e me è che probabilmente io funziono meglio perché sono capace di risolvere i problemi della mia vita e tu no, ma siamo uguali. E il lavoro diventa un lavoro di condivisione, di costruzione. Potremmo dire che la DBT è costruttivista per certi aspetti, probabilmente sì, no? Di un progetto condiviso. Quindi io non applico a te il mio progetto, anche se io ho una serie di strategie, di tecniche, di paradigmi, di protocolli, eccetera, eccetera. Ma la logica è la logica della costruzione di una verità condivisa. Con, comunque, un assetto dialettico che dice che poi anch'io non ho sempre gli skills. E se vuoi una cosa che considero un altro principio fondamentale dal punto di vista tecnico è lavorare in equipe. Cioè per me è stata una straordinaria liberazione dal senso di isolamento del terapeuta, dello psicoterapeuta psicanalitico con un paziente come quello borderline, nello studio psicanalitico, no? Dove poi con il rischio di uscirne devastato tu e di doverti inventare le soluzioni più perché sei isolato, no? Rispetto al fatto, per me che sono un grandissimo individualista, è stato un grandissimo successo, di sapere che per curare, non dico tutti i pazienti, ma certi pazienti si possono lavorare in team. Anche perché la DBT prevede tutta questa parte in gruppo con due terapisti che poi interagiscono con quello individuale, quindi è un team, è una squadra. Però il team è per il terapeuta quello che è il terapeuta per il paziente. Un validatore. Sì, e è un validatore, certo. Ma è anche quello che quando tu fai la riunione, nelle riunioni che vengono fatte regolarmente, noi domani mattina abbiamo il nostro team meeting di due ore e mezza, non si parla del paziente, parli di te. Per cui nel momento in cui tu dici sono in difficoltà, fai esattamente lo stesso lavoro che fai fare al paziente, che quali abilità non sono capace di mettere in atto nel risolvere un certo quale tipo di problema del paziente, quindi porto al gruppo, condivido, che cerca di aiutarmi, validarmi, supportarmi e aiutarmi a trovare le strategie dei problem solving migliori, no? Soluzioni ai problemi migliori, più efficaci, però io porto il fatto che non sono così skillful nemmeno io e quindi sono esattamente nella stessa situazione del paziente. Il paziente non ha molti skills, non è detto che io ce li abbia tutti nella terapia. Però ho bisogno di un consulente che mi aiuti a capire. Io parto dal presupposto che sto facendo il meglio possibile, ma non funziona. Esattamente come il problema. In questo senso, siamo in un assetto assolutamente egualitario e democratico. Ho un po' reso l'idea. No, è chiarissimo, anzi, ho risposto già anche alla seconda domanda, come applichi questi principi nella pratica. Mi chiedevo, queste skills, che sarebbero la parte più fondamentale, come l'hai trovata? L'apprendimento, l'addestramento e poi trasmettere al paziente, al cliente queste skills. Anche Marshall Linehan ogni tanto oscilla tra cliente e paziente. Diciamo la parte proprio più comportamentale. La parte più comportamentale, beh, innanzitutto, essendo che di fondo la DBT è una terapia basata sulla mindfulness. Ah, poi c'è anche la mindfulness. C'è soprattutto. C'è soprattutto, sì. Perché non dimentichiamo che il dialectical viene dallo Zen, e lo Zen a sua volta è uno dei padri della mindfulness. Certo. E qui io forse potrei dire che, pezzettino di storia personale,
io ho elaborato nel corso del tempo, ci ho messo un po' di anni, no? Del lavoro che io ho fatto in India, un po' di anni fa, con il governo tibetano in esilio. Ah. Perché San Raffaele, il vecchio San Raffaele, aveva in condivisione con col governo tibetano in esilio a Dharamsala un ospedale occidentale voluto dal Dalai Lama. Io anni fa ho lavorato in India, in parte in un'organizzazione che era per la riabilitazione dei traumi spinali e che era dove c'era sempre dentro San Raffaele, quindi ho aperto una piccola unità di psicologia clinica in questo ospedale di Nuova Delhi specializzato per i traumi spinali, però contemporaneamente sono andato a lavorare con i tibetani in esilio, no? Beh, e quindi sì, mi sono per un po' di anni ho frequentato l'ambiente tibetano, ho frequentato i buddisti italiani, soprattutto Pomaya, eccetera eccetera, e essendo io ahimè uno spirito libero e un tantinello anarchico, nel momento in cui mi sono ritrovato un po' intruppato dentro delle cose che erano un po' troppo ritualistiche, un po' troppo fideistiche, perché poi il buddismo attira un sacco di gente fuori di testa, possiamo benissimo dirlo, no? Perché vanno alla ricerca dell'illuminazione, no? Non sapendo che l'illuminazione è lì, non basta accorgersene. Credo che però questi anni mi abbiano molto avvicinato a questa componente. Poi alla mindfulness, innanzitutto, quindi anche ritiri di mindfulness, ma erano ritiri più proprio di tipo buddista. Sì, sì, praticamente. Io buddista non sono mai diventato. No, ma anche molti colleghi buddisti fanno ritiri proprio. Sì, per... Però ci sono arrivato attraverso tutta una interazione con buddisti. Diretta. Sì, diretta. No. Quindi, gli skills, perché anche se andiamo, se vuoi, alle psicoterapie di terza generazione, no? Ci sono quelle che sono mindful, esclusivamente sulla mindfulness, sì, come l'MBSR, l'MBCT e cose di questo genere. La DPT, insieme all'ACT, se vuoi, no? È una di quelle terapie che comprende anche la mindfulness, insieme a molti altri aspetti, però la mindfulness è fondante. Quindi potremmo dire un principio applicativo importante è che se tu non sperimenti le abilità di mindfulness su di te, non le vai neanche a insegnare. I maestri di mindfulness, esattamente come i maestri di meditazione, esattamente come i maestri buddisti e i maestri zen, dicono non leggere i libri sullo zen, non leggere i libri sulla meditazione, falla. Io quante volte mi sono sentito dire da Marshall Linehan: practice, 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 devi praticare, pratica la mindfulness. Perché? Perché fondamentalmente è il principio organizzatore del riuscire tu a stare nell'esperienza presente, qualsiasi essa sia, quindi con un principio accettante, non giudicante e di non reattività emozionale, anche evidentemente di fronte a clienti difficili e disregolanti, come sono i borderline, no? Capisci? Per cui tu devi cercare di essere mindful, no? Di fronte a un border provocatorio. Esattamente, no? Quindi sicuramente l'apprendimento e la pratica della mindfulness, no? È la base. Poi di fatto io devo dire che bene o male, se tu vai a vedere gli skills, tolto forse quelli di sull'interazione io non mi ricordo mai il nome esatto, ho questa bias di memoria, tolte quelle di interazione interpersonale, no, di efficacia interpersonale, che sono molto interessanti, che sono tutti giocati sull'aspetto relazionale, no? Bene o male anche gli skills di regolazione delle emozioni, gli skills
di tolleranza dell'angoscia, di gestione della crisi, da qualche parte la mindfulness è sempre presente. Se vuoi, altra esperienza, che per me, che sono sempre stato un terapeuta individuale, che ha sempre guardato i gruppi con un po' di snobismo, per dire mai il gruppo, devo dire che partecipare attivamente a gruppi di skills training con i nostri clienti, io sono un co-conduttore di un gruppo, no? Il gruppo ha un conduttore e un co-conduttore, io sono il co-conduttore, anche perché io ho sempre cercato di tenere il mio ruolo istituzionale e amministrativo, quello di potere, lontano dall'aspetto clinico, per cui faccio il secondo, no? Poi a volte non ci riesco. E devo dire che una cosa straordinariamente interessante è i gruppi di skills training non sono gruppi di psicoterapia, sono gruppi di apprendimento. Appunto. Quindi se guardiamo come vengono fatti nel mondo, non è neanche necessario essere uno psicologo o un psicoterapeuta, no? Perché di fatto tu insegni delle abilità. Però cosa vuol dire insegnare? Vuole dire riuscire non soltanto a trasmettere della teoria, ma riuscire a rendere il più possibile viva nel gruppo la teoria attraverso l'interazione del gruppo, attraverso simulazioni, role playing, esercizi, eccetera, eccetera, che sono, come dire, una dimensione di apprendimento sociale trasversale, perché ieri, no, io ho fatto un gruppo insieme al conduttore che è Nicolo Gari, no, e a un certo punto, oggi è mercoledì, giusto? No, sì. Stamattina. Ah, sì. A un certo punto? A un certo punto io ho detto a due o tre delle nostre clienti, voi state insegnando. Dico, io sono ammirato dal vostro insegnamento, cioè dalle risorse che hanno tirato fuori, dalla loro capacità di mostrare in termini esistenziali qualche cosa che noi avevamo cercato di trasmettere in termini di culturali, di regola un po' più astratta, sì. E gli schizzi sono estremamente pratici, altrimenti non sarebbero schizzi. Certo, però rispetto alla loro esperienza... Però tu capisci, e questo devo dire è meraviglioso, no? Che a un certo punto, mi commuove anche molto in certe situazioni, la nostra cliente a un certo punto dice, allora io ero in quella situazione lì, ho fatto questa cosa qua, ha funzionato, eccetera, eccetera, e adesso ti spiego come mi è venuto in mente di fare questa cosa qua piuttosto che un'altra, bla bla bla, eccetera, eccetera, no? E ti racconto, in quel momento sta facendo lei insegnamento, e quindi diventa un insegnamento trasversale, no? Che però, come dire, tu attivi, cioè soltanto se tu dici ok, io ci metto le conoscenze, ma adesso cerchiamo il più possibile di tradurle dentro la vostra esperienza e di capire come la vostra esperienza insegna al gruppo e insegna anche a noi, no? L'applicazione. Capito? Quindi devo dire, si creano anche delle situazioni di gruppo di una grandissima vivacità e di una grandissima collaboratività. Se uno dice oddio, un gruppo di borderline tutti insieme, no? Allora, una delle regole dello skills training è che se c'è qualcuno che sta male, esce, perché non deve diventare un gruppo di psicoterapia. Certo. Perché nel momento in cui uno tira in ballo questioni troppo personali, o sta male, è in crisi, eccetera, eccetera, si può fare time out, no? E il co-conduttore è quello che dice magari adesso usciamo un attimo e ne parliamo, no? Perché non deve essere disturbato il lavoro di apprendimento del gruppo, no? Nel gruppo non si parla di cose troppo personali, perché quelle si trattano con il terapeuta individuale, no? E
se c'è una qualche difficoltà, per il momento viene gestita, viene gestita fuori, perché il gruppo deve andare avanti. Questo, se vuoi, è un aspetto. Per cui io sono passato da una posizione, se vuoi, no? Sì, sì, adesso tu non puoi immaginare negli ultimi 5 anni quanto della mia vita io abbia dedicato alla DBT, no? Perché a questo punto la mia sembra una conferenza sulla DBT, ma di fatto ha trasformato la mia vita. No? Quindi, e anche laddove io non abbia a che fare con pazienti borderline, eccetera, bene o male, la logica che io applico oramai è quella lì, quella di andare sul sodo del che cosa ti manda in crisi, come lo risolvi, come potresti risolvere in maniera un po' diversa, che se vuoi è poi il nocciolo molto comportamentista, certo. Perché la chain analysis, no? Quando vai a vedere qual è la sequenza degli eventi che generano comportamenti disfunzionali, è assolutamente derivato di tipo comportamentista, no? La DBT mette insieme in maniera come dire, estremamente interessante qualche cosa che parte da un lato dal buddismo zen, no, e dall'altro lato no, anche perché Marshall Linehan negli anni 80 cominciò, e lei lo dichiara molto apertamente, cominciò con essere lei comportamentista, tentare di trattare con tecniche comportamentiste delle donne ad alto rischio suicidario cronico, inducendo cambiamenti del comportamento su base, no, comportamentale, e ottenendo risultati disastrosi. E fu da lì che inserì dialetticamente la componente di accettazione, no? Che sarebbe un po' come dire che in questi pazienti, ma credo dappertutto, se non passi attraverso l'accettazione, il cambiamento non lo otterrai. E questo mi sembra uno dei principi delle psicoterapie di terza generazione. Certo. Che devo dire mi interessano molto. Il manuale dell'ACT l'ho curato io per Raffaello Cortina, no? Nonostante poi non mi occupi direttamente dell'ACT, no? Quindi l'ho fatto tradurre io un anno dopo che era uscito la seconda edizione, quindi nel 2013, eccetera, no? Perché anche l'ACT mi sembra estremamente interessante proprio nella sua immediatezza, no? E poi devo dire, mi interessa molto la teoria che c'è dietro, cioè la relational frame theory, no? Perché questa teoria del funzionamento cognitivo umano di derivazione comportamentista, da dove Skinner si è fermato in un certo qual modo, no? Devo dire, mi sembra estremamente intelligente, estremamente complessa. È la parte più difficile del libro, c'è anche un libro non tradotto in italiano proprio sulla relational frame theory, ma c'è dietro tutta una concettualizzazione di tipo neocomportamentista, contestualista, perché fondamentalmente l'approccio è contestualista, che io trovo di grande interesse. Sì, effettivamente la terza ondata è stata una specie di, così passiamo alla domanda sulla terza ondata, sì, di ritorno neocomportamentale anche per i cognitivisti. Sì. I cognitivisti non credevano all'inconscio, però anche loro mettevano al centro una condizione, sia pure conscia. Sì. Hanno dovuto riscoprire attraverso il comportamento il valore dell'esperienza diretta, e anche il concetto di accettazione di mindfulness sono un po' connesse. Un altro concetto di terza ondata, che non so se è quello di metacognizione, è anche di, poi adesso qui c'è Fonaghi, di mentalizzazione, anche se Fonaghi è di provenienza sorta psicodinamica. E lì ci rimane. Mi sembra che avevi espresso qualche dubbio su Fonaghi, sempre nella fase di riscaldamento, dice, beh, Fonaghi alla fine anche lui deve accettare l'importanza delle skills. Ma sai, adesso non forse diventa una deviazione, però... Beh, magari
No, in maniera concisa. No, in due parole. Allora, se noi diciamo, cosa a cui tengo molto, che alla fin fine un'altra cosa, un altro principio che noi dobbiamo ai nostri pazienti è quello di lavorare il più possibile sull'evidence based, perché è quello che ci protegge dall'ideologia. Poi attenzione, perché anche l'evidence based può diventare un'ideologia, no? Perché, però comunque, certo. Capito? Quindi anche la logica di ricerca può diventare una sorta di positivismo ideologico. Infatti citavi la dialettica dell'illuminismo. La dialettica dell'illuminismo, cioè, bene o male, è affascinante il pensiero di Horkheimer e Adorno, che alla fine dicono, beh, l'illuminismo ha una faccia oscura, certo, esattamente come in Guerre Stellari, no? Presente? Usa la forza, ma stai attento che c'è la faccia oscura della forza. Noi ci dimentichiamo sempre che ogni cosa ha il suo contrario, no? E quando Horkheimer e Adorno dicono alla fine il nazismo, il fascismo, le dittature sono figlie dell'illuminismo, no? Uno dice, la miseria. Perché sono figlie, no? Di un controllo anche... del totalitarismo, cioè del dove tu poni il tentativo di spiegare la realtà che nella dialettica di Hegel, no? La verità è il tutto, no? Adorno la trasforma nell'ideologia è il tutto, no? Perché è quello che noi viviamo in tempi assolutamente ideologici, secondo me, no? Perché io sono un figlio del 68 per certi aspetti, e le ideologie si vedevano molto bene, no? Le grandi ideologie erano conosciute piuttosto bene, no? da ragazzo, da studente, eccetera. Oggi, secondo me, noi siamo in un'epoca che apparentemente non ha ideologie, ma ha un'ideologia strisciante, no? Che su questo preferisco non parlarne, perché andiamo a parlare. faremo un'altra intervista, no, è sicuramente molto interessante. Però tornando un attimo alla parte buona dell'evidence base, prima che diventi un'ideologia. Adesso mi sono un attimo perso, perdone, ma questi temi poi mi appassionano. No. Tu dicevi Fonaghi. Allora, un aspetto che noi dobbiamo ai nostri pazienti sono delle terapie che sono, come dire, basate su teorie e modelli clinici in qualche modo verificabili. Diciamo, la parte buona dell'evidence based prima che diventi totalitarismo ideologico. Allora, la questione è che sicuramente l'ambito dei borderline è quello che ha generato delle cose straordinarie, perché la DBT, la MBT, la stessa TFP di Kernberg, la schema Faust Psychotherapy, no? Cioè i borderline hanno suscitato un sacco di, no, terapie, di quelle adesso anche più. E quindi la situazione adesso, dalla tua posizione, quale di questo? Però io devo dire che la quota psicanalitica, la MBT di Fonaghi e Bateman e la TFP di Kernberg, in realtà non ha generato ricerca. Perché bene o male, se uno va a vedere gli studi randomizzati e controllati, hanno fatto due studi, li hanno fatti solo loro. E della TFP c'è uno studio fatto da Karkin. Cioè, non ci sono gruppi esterni che hanno, certo, capito. Non ci sono evidenze molteplici, quindi non c'è disseminazione della terapia, ma soprattutto, sono fatti da chi ha inventato la terapia, no? Mentre invece la DBT ha raggiunto un sufficiente grado di diffusione per cui anche gruppi non DBT, assolutamente, non legati a massa, certo, quindi sia americani sia europei, no? Adesso non mi ricordo quante sono le ricerche randomizzate controllate, ma sono ben sopra le 10. Adesso ho un piccolo momento di amnesia sul numero. Vabbè, ma proprio gli RCT sono veramente tanti. Pensavo che Fonaghi fosse messo un po' meglio, no, rispetto a Kernberg. Non è messo molto meglio. E ti devo dire, secondo me, tu sei passato dalle
psicoterapia di terza generazione, alla metacognizione, alla mentalizzazione, io ho un po' l'impressione che ci sia stato qualche tipo di difficoltà applicativa, per cui si è passati dalla mentalizzazione come componente specifica di un certo quale trattamento, mentalization based treatment, certo, così, a una specie di dispersione dell'identità della mentalizzazione, sì, che diventa un po' un concetto trasversale, talmente basso, no? Che è anche perché ci sono state poi delle critiche, vedi la critica che fece qualche anno fa Ganderson, no? In un articolo su American Journal of Psychiatry, se non ricordo male, in cui disse: beh, come l'avete realmente operazionalizzata la mentalizzazione? E io devo dire che è una cosa che mi lascia un po' perplesso, comunque, la molteplicità di nomi che ci sono in giro oggi, no? Sulla metacognizione, la mentalizzazione, eccetera, eccetera, no? Che mi disorienta un pochino, no? Perché se posso dire, se ragiono sul mio coteo oramai radicalmente comportamentista, okay, sono andato anche a leggermi Skinner, autore di una lucidità straordinaria. Infatti alla fine dovremmo recuperarlo. Sì. Io non ho mai, figurati con la mia formazione, se avevo letto Skinner. No? È chiaro che Skinner ti spiega certe cose e non te ne spiega delle altre. Però Skinner ha una lucidità di pensiero veramente adamantina. No? Dico, se ragiono un po' scherzosamente da behaviorista, comportamentista, un po' radicale adesso, mi lascia un po' perplesso tutta questa serie di costrutti, no? Sì. Già dal punto di vista linguistico cominciano a diventare bene o male una pappa un po' indistinta. Non lo so, no? Infatti anche secondo me la definizione più rigorosa e più operativa di metacognizione è quella di Wells, che non a caso anche lui ha una forte componente comportamentale skinneriana rispetto ad altri. Vabbè, questo però. Vedo che stiamo proprio andando sulle varie domande in maniera molto spontanea. Abbiamo sulla parte empirica, quindi tu utilizzi un po' la valutazione empirica del risultato attraverso gli stessi i protocolli un po' della linea. Poi tutta una. Quali sono? Anna, adesso io non sono espertissimo, ha degli strumenti specifici per valutare la disorganizzazione emotiva, dei gold standard? Allora no, la DBT in sé, cioè Marshall Linehan, non ha creato strumenti specifici per la disorganizzazione emozionale, no? Però come dire, nel mondo circostante, che poi in un qualche modo sia anche connesso alla DBT, sono stati creati tutta una serie di strumenti, quello che oggi è più utilizzato è la DERS. Anche tu quindi la raccomandi? Sì, allora, noi abbiamo nato dei progetti di ricerca, no? Con una batteria assolutamente standardizzata che riguarda sia la valutazione diagnostica, ivi compresa quella di ESM, quindi SCIM2, eccetera, eccetera, sia la valutazione di una serie di parametri di disregolazione emozionale, di impulsività, di aggressività, di tolleranza alle emozioni positive e negative, di valutazione dei comportamenti autolesivi, suicidari, eccetera, eccetera. Quindi potrei far dire un elenco di sigle, no? Che poi sono abbastanza refrattarie, non me le ricordo, no? Però come dire, ci sono degli strumenti che abbiamo anche contribuito alla validazione italiana, no? Ad esempio della DERS, no? Che è quella della Kim Graz, no? Che è la scala più diffusa sulla disregolazione emozionale.
un'autocritica. In realtà una cosa che io vivo con una certa quale disagio è l'uso degli strumenti autosomministrati in maniera assolutamente universale. E se vuoi, noi stiamo cercando di andare a capire se davvero i borderline sono meno mindful di altri soggetti e come riescono a evolvere in termini di mindfulness. Ma potremmo porci un problema metodologico, che è come si misura la mindfulness, perché ci sono tutte queste scale, no? la MAS, la FFMQ, che noi utilizziamo regolarmente, no? Però sai, la rappresentazione della mia capacità di essere mindful non è la misurazione della mindfulness. Quindi il problema è anche la misurazione diretta di certi parametri. Noi stiamo lavorando su una cosa che a me intriga molto, che ha, se vuoi, anche un versante psicofisiologico. Quindi io non sono mai stato uno psicofisiologo, quindi sto anche imparando un po' di queste cose, che è la teoria polivagale di Borges. È stato pubblicato recentissimamente il suo libro tradotto, che è la valutazione della disregolazione autonomica di fronte a stimoli emotigeni. Dati su cui stiamo lavorando da un po' di tempo, te le dico in due parole, è la somministrazione di una serie di videoclip tarati su alcune emozioni. Abbiamo pubblicato la taratura, diciamo, su un campione dei soggetti sani. Sono videoclip, pezzi di film commerciali, e l'abbiamo ripreso a loro volta dalla letteratura, eccetera. Quindi c'è tutta una tradizione di certi videoclip presi dalla letteratura commerciale, scusate, dalla filmografia commerciale, andando a valutare in laboratorio la reattività soggettiva, la reattività cardiaca e i movimenti oculari. La cosa molto interessante che stiamo scoprendo, questo, come dire, è un dato un po' preliminare, che se vuoi è pur sempre andare a validare il modello della disregolazione emozionale di Marshall Linehan, perché potremmo dire non è stato del tutto validato, ci sono dati abbastanza contrastanti, no? Quindi è così vero che i borderline sono così disregolati e che la disregolazione è esattamente l'alta reattività, cioè tutte queste cose qua che dice il modello teorico, no? La cosa interessante è che a noi viene fuori che la reattività soggettiva non è così diversa dal campione di controllo. Quindi mi fai vedere questi film, questi spezzoni generano vari tipi di emozioni, no? Paura, tristezza, disgusto, eccetera, eccetera. A un questionario la reattività soggettiva non è così diversa. Sono totalmente diverse dal punto di vista della reattività autonomica, nel senso che sono disregolati sul bilanciamento simpatico-parasimpatico. E la cosa interessante è che la teoria di Porges è quella che dice che l'assetto emozionale che consente il comportamento prosociale è quello rivelato da un bilanciamento tra il sistema simpatico e parasimpatico. I nostri borderline sembrerebbero o troppo attivati sul piano eccitatorio simpatico o sul piano inibitorio parasimpatico. E l'altra cosa interessante che adesso stiamo cercando di implementare è andare a vedere i movimenti oculari, che anche se abbiamo una tecnologia un po' rudimentale, perché ci sono degli studi, c'è cioè tutto un gruppo finlandese che se ne occupa, uno che si chiama Nummenma, che sta a Turku, che studia le emozioni, è quello che ha fatto anche la mappa di dove le persone rappresentano ogni singola emozione, pubblicizzata anche sulla newsletter della SIT, cioè, no, sul sito. Nella situazione un po' di. L'aveva messa l'amicizia, dicendo che era norvegese, e io, essendo ossessivo, l'ho corretto dicendo: guarda che non è finlandese.
è interessante perché la motilità e i movimenti saccadici sembrano essere connessi con l'attivazione emozionale. I nostri borderline hanno molti più movimenti oculari di quanto non abbiano i soggetti di controllo. Il che vorrebbe dire che bene o male, anche se consapevolmente non sembrano così attivati, difatti hanno una via breve che li disregola. Questo è l'aspetto per cui alla fin fine, detta se vuoi in maniera molto azzardata, l'aspetto di consapevolezza non è così sballato. È sballato la reattività in reattività. Capito? E quindi devi cercare di andare a regolare la reattività immediata, cioè l'aspetto comportamentale. Non so se ho reso l'idea. No, è chiarissimo, anzi. È proprio accettando la disorganizzazione che possono regolare meglio la reazione comportamentale. Certo. Invece, se non accettano la disorganizzazione, finisce che pensano di non riuscire a regolare quella comportamentale. Sì, questo ancora una volta mi connette un po' con Wells, con la focalizzazione attenzionale eccessiva che ti fa dimenticare che puoi regolarti comportamentalmente senza stare troppo a fare troppo caso a queste emozioni così intense. Esattamente, certo. In realtà ci sarebbe una domanda sull'integrazione con gli altri paradigmi, ma la tua trattazione è stata già così completa che... Andrei cauto. Ci andrei cauto per un motivo, perché quello che qui c'è una questione secondo me molto complessa. Dall'osservatorio del convegno organizzato da me a ottobre, dove c'erano tutti i boss, quindi Kernberger, Kernberger era un ruolo molto... Io l'ho organizzato per conto della ISSPD, che è la European Society for the Study of Personality Disorders, di cui era, perché adesso è decaduto, presidente Bateman. Io sono tra i soci fondatori della ISSPD, però non ci ho mai avuto molto a che fare. È stata fondata nel 2010 a Berlino. Mi venne chiesto a me dal board se ero interessato a organizzare il congresso, perché il primo era stato fatto a Berlino, il secondo ad Amsterdam e il terzo abbiamo fatto a Roma. Però c'erano tutti i boss, quindi c'era Marshallin, c'era Fonagy, c'era Clarkin, c'era Kernberg, c'era Bateman, no, perché c'erano dei problemi di salute a casa sua, no. Però insomma, moltissimi dei ricercatori e dei clinici, no? Ora, secondo me c'è una situazione da monitorare. Qual è la situazione? Perché la situazione, se può essere rappresentativa anche del mondo extra borderline, quindi io ho questo osservatorio, poi cosa succede fuori non lo so. Sicuramente noi abbiamo da un lato tendenze come la DBT a non voler dimostrare di essere meglio, perché bene o male noi sappiamo che molte terapie funzionano, questo l'abbiamo sempre saputo. Però la questione è andare a dimostrare che funzionano, okay? E poi passare dagli studi di outcome agli studi di process, che sono quelli che sono più carenti, perché noi possiamo dire sì, si suicida di meno, si taglia di meno, fa una vita migliore, eccetera, ma siamo proprio sicuri che il meccanismo sia quello che la DBT prevede? No? E qualsiasi terapia dovrebbe essere capace di dimostrare che le previsioni che tu fai sui meccanismi attraverso i quali agisce la terapia, poi le puoi verificare sperimentalmente. Questa è, se vuoi, una delle grandi sfide. Certo. Anche dei nemici della terza generazione, perché dicono sì, non è mica detto che poi i meccanismi di cambiamento siano esattamente, no. Attraverso che cosa agisce la mindfulness? Caro, non è così semplice. Quindi c'è un po' la tendenza a protezionistica, molto sostenuta nella DBT da Marshallin, che è quella che dice noi dobbiamo essere il più possibile coerenti col trattamento. E quindi, ad esempio, l'addestramento dei terapeuti
E quindi la valutazione dell'aderenza al trattamento, certo, no, diventa un paradigma cruciale. Su questo la Linean e la DBT sono severissime. Ci sono scale, punteggi, quindi come dire, nelle supervisioni tu vieni, come dire, fotografato con una serie di punteggi, no? E da 0 a 5 e DBT sei tra 4 e 5, capito? Quindi hai un range. Beh, comunque su questo sono abbastanza d'accordo. Però ti rendi conto, no? Che in realtà l'assetto protezionistico va a scontrarsi contro un assetto che tende a dire che in fin dei conti in una certa quale terapia mancano delle cose. Per cui io potrei dire che ho ragionato con qualcuno che mi diceva la DBT è fantastica, però gli manca l'aspetto della mentalizzazione. Quindi si ferma a un certo punto, quindi prendiamo qualche cosa della NBT. John Gunderson ha fatto esattamente questa cosa, a un certo punto ha cominciato a mettere insieme a Boston aspetti degli schizzi della DBT e aspetti della mentalizzazione, no? Altri non fanno un po' esperimenti di questo genere. Ora, questo corre il rischio di essere azzardato, perché vai a creare delle contaminazioni che, se non hai prima capito che cosa funziona del singolo trattamento, il fatto di cominciare a mischiarli su base, come dire, clinica, empirico nell'accezione peggiore del termine, il rischio è di dire che prendo un po' dove mi serve, no? Eclettismo. Diventa un eclettismo. Allora io credo che bisogna un po' bilanciare due cose, no? Io sono convinto che noi andremo verso integrazioni, ma l'integrazione non è l'eclettismo. L'integrazione, secondo me, è uno dei termini più difficili, no? Perché quante volte si parla di integrazione semplicemente mettendo insieme un po' di pezzi, no? Se metti un po' di pezzi dentro una scatola, no? Dici che è integrazione, sì, cioè l'hai messa nella stessa scatola, ma come stanno insieme. Quindi io credo che bene o male la strada sarà quella di trovare ciò che funziona in ogni trattamento. Il problema è la ricerca di processo. Esatto, la ricerca di processo. A che punto siamo lì? Marcia Linea è convinta di una cosa, e qui lei sta facendo uno studio di processo, che quello che funziona del DBT sono gli skills. A un certo punto è arrivata anche a avere posizioni abbastanza radicali, che erano basta gli skills, no? Ci sono un po' di esperienze in giro, ad esempio se vuoi il trattamento della bulimia, no? C'è il manuale della Safer, eccetera, eccetera, anche lui tradotto in italiano, in cui il trattamento ha eliminato la terapia individuale, è solo skills. Noi stiamo facendo una sperimentazione sugli alcolisti, soltanto con gli skills, sta funzionando bene, con un management clinico accompagnato semplicemente dagli skills. Però, soprattutto, cioè, ci devi lavorare sopra. Vabbè, no? Siamo appena all'inizio. Esatto, no? Io sono però è stimolante, no? Molto stimolante. Sì, infatti il rischio è questa intervista dovrebbe durare molto di più, purtroppo. Abbiamo saltato una domandina in mezzo, che era la chiusura della... Quella sul paziente difficile. Quella del paziente difficile te la faccio adesso. Ho pensato mentre ti ascoltavo che da una parte, adesso dico un attimo la mia opinione, il paziente difficile so che è un termine che piace molto ai cognitivisti, che partivano da una visione forse un po' ingenua di un'alleanza completa. Mi sembra di dire però che forse l'altro paradigma, sempre pensato, quello dinamico, che tutti i pazienti fossero per definizione difficili, quando tu hai detto Marcia Linea mi ha insegnato a avere fiducia nelle risorse del border,
lì è l'insegnamento del sì, il paziente è difficile ma anche facile viceversa. Questo è quello che penso. Bravo. Allora, posso dire che io ho sempre avuto delle reazioni allergiche al concetto di paziente difficile, perché è giudicante. Sì, ho capito. Ah, in questo senso sì, sono d'accordissimo. E poi cosa vuol dire? Cioè, è difficile tutto quello che non sai fare. Cioè, attribuirgli, so bene da dove viene fuori, ma attribuirgli questa etichetta di difficile in maniera così, cioè, la devi operazionalizzare, insomma, che chi è il paziente difficile? Perché altrimenti lo contrapponi al paziente facile e io non capisco cosa voglia dire, cioè, posso dire sinceramente, cioè, sapendo da dove viene fuori, ha senso. Io non l'ho mai trovata sensata, se posso dire con tutto il rispetto, perché mi sembra una descrizione generica, giudicante, no? Distanziante, no? Ma o dici di che cosa hai fatto, no? E poi vai a finire nelle categorie diagnostiche, meno male. Sì, purtroppo. Cioè, quindi diciamo che abbia un suo valore storico, però oggi come oggi mi permetto di dire abbastanza priva di utilità. Viene ancora molto utilizzata questa dizione. Ma un terapeuta cognitivista il cui merito è stato di, appunto, da Beck in poi, di sottolineare il fatto che il paziente può migliorare tra virgolette un po' più rapidamente, quindi è un po' l'idea anche della linea, abbiamo fiducia nelle sue risorse, non è necessario, possiamo proporre dei cambiamenti immediati. Quando poi si è scoperto che per alcuni pazienti veramente opponenti bisogna, era giusto aspettare un po', allora il concetto, ripeto, ha avuto un suo valore storico per insegnare, sì, certo, alla terapia cognitivo-comportamentale a andarci un po' più piano. Sì, esatto. Così come questo, invece, sì, certo, chi ha una formazione dinamica impara dal nostro paradigma che con molti pazienti si può andare più rapidamente. Quindi io qualche volta dico, noi abbiamo pensato che tutti fossero facili, loro che fossero tutti difficili. In realtà sono tutti, hanno le risorse e hanno gli ostacoli, diciamo, le barriere. Sì, quindi la categorizzazione mi sembra. E comunque ho capito benissimo quello che dici, hai ragione, può diventare un concetto giudicante, per cui il cognitivista rischia di fare il vecchio errore di è difficile. Lo giudico lui, mi scoraggio io, mi demotivo, esatto, io. L'ultima domanda che abbiamo saltato, la chiusura della terapia. Come... Beh, sai, la chiusura della terapia, se ragioniamo sempre in termini di... insieme per forza, sì, no? Perché ti devo dire che in questo momento, se io dovessi dire, no, che io mi sto occupando in termini terapeutici di altro che non sia la DBT, ti direi una falsità. Quindi, ripeto, quando io ho cominciato a occuparmene intensamente e ho deciso che ci lavoravo, non avrei mai immaginato di dover dedicare così tanto tempo a imparare, a sperimentare, a farmi supervisionare, eccetera, eccetera. Questo è molto importante. No, questo è stato per me, allora ti devo dire, per me è stato una botta di ringiovanimento. I mesi che io ho passato a Seattle a lavorare con Marshall Linehan mi hanno fatto capire che gli studenti non invecchiano mai, i professori sì, no? Secondo me è un concetto importante da introdurre proprio nella psicoterapia italiana, la formazione continua, assolutamente, che vale la valutazione di aderenza. Fino a quando tu sei studente resti giovanissimo, no? Sono i professori che invecchiano e io probabilmente a un certo punto ho anche cominciato a sentire il rischio di diventare un po' una specie di mummia, no? E allora da lì, no? Quando io sono andato a Seattle, qualcuno dei miei collaboratori ha pensato che fosse impazzito, ah, sì, capito, no? E quando sono tornato mi guardavano un po' con sospetto, dicendo, oddio, adesso questo cosa combina. Allora, io devo dire che se ragioniamo sempre qui, in questa logica, beh, la chiusura della terapia non è nient'altro che il risultato di una continua verifica condivisa dell'andamento della terapia.
perché di fatto sia sul piano del continuo confronto dei risultati ottenuti, sia sul piano anche della valutazione in itinere che noi facciamo e che viene discussa anche col cliente. Quindi noi abbiamo valutazioni trimestrali, semestrali, eccetera, eccetera, con tutta una serie di parametri, no? Noi possiamo anche dire: guarda che stai andando così, no? Al di là del tuo aspetto soggettivo. E quindi a un certo punto si può cominciare a condividere la progettualità della fine, ma sulla base di un continuo monitoraggio di quello che funziona e di quello che non funziona, e se vuoi anche della aver raggiunto quelli che erano gli obiettivi che a un certo punto ti eri prefissato. Perché evidentemente quando noi diciamo l'aiuto è quello di andare, questo è un aspetto molto importante, a dire io sono qui per aiutarti non a guarire dal disturbo borderline, ma a come dire, vivere una vita degna di essere vissuta. La questione è anche rendersi conto del limite. Per cui, nel corso del tempo, che cosa tu senti che davvero puoi permetterti di realizzare in termini concreti dei tuoi valori? No? E lì uno dice, oh, ok, no? Posso essere soddisfatto così, almeno per il momento. Attenzione, perché poi c'è un altro aspetto che è che alla fine intrinsecamente la fase 1 della DBT finisce quando si è stabilizzata l'assenza di comportamenti disfunzionali. Quindi potremmo dire c'è un parametro che è obbligatorio, che è la continua valutazione della disfunzionalità comportamentale e la verifica a un certo punto dell'assenza di comportamenti disfunzionali, che vuol dire che non parli più dei comportamenti disfunzionali che sono il target primario della fase 1 della DBT, no? Quindi è scomparso l'obiettivo della terapia, ma contemporaneamente la valutazione in itinere di tutti i parametri che sono stati monitorati e la valutazione del quanto ho raggiunto un obiettivo realisticamente accettabile per me. Una mia paziente era partita con un tratto di grande simpatia, no? Questrionica, no? Era partita con progetti di vita, come dire, abbastanza brillanti, di carriera, di autoaffermazione, eccetera, eccetera. Lui dice: mi sento una fallita, vorrei affermarmi socialmente, nel lavoro, eccetera, eccetera. No? Nel corso del tempo lei ha trovato una sua soddisfazione, prima nel scoprire le virtù dell'occuparsi di sé e della sua casa, e quindi nel dire: caspita, ho fatto una torta, ti porto la torta, no? Sono molto soddisfatta di essere riuscita a fare una torta. Per quale motivo? Beh, perché è un segno di amore per me, per la mia casa, eccetera, eccetera, e ti porto anche la torta. E man mano migliorava con le torte, no? Quindi c'era anche questa cosa del com'era la torta? Dico: fantastica, meglio delle altre, dico assolutamente sì, sta diventando molto brava. No? E poi da lì nel mettere in piedi una sua piccola impresa di accudimento animali, una specie di pensione, pensionato per animali, eccetera, eccetera. E allora lì tu scopri anche che i sogni, no? Devo riscattarmi attraverso il successo sociale o cose di questo genere, poi sono diventati qualche cosa che è l'amore per delle cose molto semplici. E lei è estremamente brava a occuparsi
di questi cani, gatti, eccetera, che le vengono portati, di cui sta mettendo su una specie di pensione, no? E io penso che tra un po' potrà anche cominciare a fare un figlio, a pensare di fare un figlio molto giovane. Quindi, capito? No. Siamo andati man mano verso qualche cosa che poi è l'aderenza alle cose più semplici e più immediate della realtà, no? La questione è crearsi emozioni positive nel qui e ora, no? Ecco. Perché alla fin fine una cosa molto importante è che comunque, che ci piaccia o non ci piaccia, noi abbiamo una reattività emozionale immediata, poco mediata anche da aspetti di appraisal, eccetera, eccetera, e con quello dobbiamo fare i conti. Quindi nel momento in cui io riesco a creare emozioni positive facendo una torta, no? O accudendo un gatto, o cose di questo genere, in quel momento io sono direttamente a contatto con una realtà gratificante, che poi potrà diventare avere in braccio un bambino. Grande umanizzazione sugli aspetti di base su cui noi siamo molto carenti, secondo me, socialmente. Basta vedere che cavolo è una domenica. Va bene, questo mi sembra veramente un bellissimo finale di questa intervista. Ringrazio te. Spero che sia stata, come dire, comprensibile, forse. Secondo me una delle migliori. No. Questo è giudicante, non va bene. Qualche giudizio, però, può essere una buona torta. Perfetto. L'importante è che sia, abbia un buon sapore. Okay. Grazie. Va bene, grazie a te.